Amici sportivi, appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Immagini che vi arrivano da Brescia. Siamo nei pressi del centro cittadino per seguire oggi con le nostre immagini i campionati lombardi di Cross Country Eliminator giovanili. Organizza la Società Italia Sport Team di Paolo Novaglio. La gara è inoltre valida anche come Grand Prix Ubo Bike Ranch 2.0 che assegna punti per la top class del ranking nazionale di mountain bike. Gli atleti si stanno scaldando sui rulli e siamo con le nostre immagini alle prove individuali. Gli atleti che faranno registrare i migliori tempi accederanno alle batterie di qualificazione. Le prime a scendere in campo sono Viola Simonini del Val di Dentro Bike e poi Chiara Guerini e Letizia Bianchi del Velo Montirone. Sono atlete appartenenti alla categoria allieve del secondo anno. Questa è la semifinale. Passano le prime due e passa Viola Simonini assieme a Letizia Bianchi. E parte anche la seconda semifinale con Martina Seghezzi della Polisportiva Ghisalbese, poi Veronica Minelli della Zaina Club e Nicole Comincini del Team Gruppo Nulli. E siamo al finale a qualificarsi è Martina Seghezzi assieme a Veronica Minelli. L È partita anche la semifinale per quanto riguarda le esordienti del primo anno. Una caduta ma niente di grave, si risale subito in sella. Si tratta di Matilde Vecchierelli che va comunque a vincere l'atleta del team Le Marmotte davanti a Eva Ponzini e Francesca Taglietti. Seconda semifinale, esordienti primo anno con Matilde Maisto del Bonfanti Racing, Amaranta Concari del Team La Verde, Evelyn Cattaneo del Bike Rocks e Giulia Bertelli dell'MTB Novagli. Ed è Matilde Maisto che va a vincere davanti ad Amaranta Concari, entrambe passano in finale. E siamo con le esordienti del secondo anno con Miriam Pezzoli dell'MTB Parre, Noemi Poletti, MTB Falchi Blu, Cristina Trabucchi del Val di Dentro Bike ed Eleonora Veroni del Team La Verde. E passa in finale Miriam Pezzoli assieme a Noemi Poletti. E siamo alla seconda semifinale, esordienti del secondo anno con Silvia Tossi, ASD Monticelli, Cristina Trabucchi, dentro Bike, Eva Luiselli, MTB Parre ed Anita Uge del team Serio. Al comando Cristina Trabucchi, inseguita da Eva Luiselli. E sono proprio loro due a qualificarsi per la finale. Per quanto riguarda la categoria esordienti del secondo anno, e siamo alla prima finale di giornata, allieve del primo anno con Elena Dalben del Verona MTB, Chiara Bonacina del Team Le Marmotte Loreto, Arianna Bianchi del Arvedi BS e Greta Pighi del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin. E davanti c'è Greta Pighi, la vediamo con la maglia verde tallonata da Arianna Bianchi. È un continuo saliscendi in questo tracciato di Brescia. Un tracciato molto nervoso. Il fondo è molto asciutto, si alza anche polvere: è da giorni che non piove. Attenzione, Arianna Bianchi scivola, perde la prima posizione, viene superata da. Greta Pighi, le insidie si possono nascondere anche in una semplice curva, si va verso il traguardo di questa finale. Ultimi metri di gara per le atlete. Arianna Bianchi tenta di riportarsi al comando, tenta di superare Greta Pighi, non ce la fa ed è proprio Greta Pighi a vincere la finale allieve del primo anno davanti ad Arianna Bianchi, Chiara Bonacina ed Elena Dalben E siamo alla finale allieve del secondo anno in gara Viola Simonini del Val di Dentro Bike, Martina Seghezzi della Polisportiva Ghisalbese Veronica Minelli dello Zaina Club e Letizia Bianchi del Velò Montirone. Vediamo Viola Simonini in prima posizione. Tallonata dal pettorale numero 2 Martina Seghezzi. C'è abbastanza distanza tra le due atlete sempre in testa Viola Simonini I saliscendi del bike park non danno non fanno rifiatare le atlete Siamo verso il traguardo ed è proprio Viola Simonini a vincere davanti a Martina Seghezzi Terza posizione per Veronica Minelli e chiude al quarto posto Letizia Bianchi. E parte anche la finale esordienti del primo anno con Eva Ponzini della SD Gagabike, Matilde Maestro Bonfanti Racing Team, Amaranta Concari Team La Verde e Matilde Vecchierelli delle Marmotte, Loreto. In prima posizione Eva Ponzini, la vediamo con il pettorale numero uno tallonata da Matilde Maestro. In terza posizione Amaranta Concari, quarto posto per Matilde Vecchierelli. È difficile anche superare con curve contro curve, ostacoli. Si sale sempre davanti Eva Ponzini che sta perdendo terreno. Siamo all'arrivo dove va a vincere Eva Ponzini davanti a Matilde Maestro. Terza posizione per Amaranta Concari. E siamo all'ultima finale femminile, allieve del secondo anno, con Cristina Trabucchi, Eva Luiselli, Miriam Pezzoli e Noemi Poletti. È un testa a testa tra Miriam Pezzoli e Cristina Trabucchi. Le altre sono leggermente più staccate. Cristina Trabucchi va di dentro bike sempre al comando, deve però sicuramente guardarsi le spalle da Miriam Pezzoli, MTB parre. Queste sono gare molto veloci che durano poco meno di tre minuti. Si deve dare, però, tutto in questo breve tempo. Sempre Cristina Trabucchi davanti, pettorale numero 3 per la biker del Val di Dentro Bike, che ci sembra abbia anche un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici. Ultimi metri di gara, si affronta l'ultima piccola asperità. Ed è proprio Cristina Trabucchi a tagliare il traguardo per prima davanti a Eva Luiselli e Noemi Poletti conquista il podio proprio all'ultima curva superando Miriam Pezzoli E con la nostra sintesi andiamo alle categorie maschili prima semifinale degli esordienti del primo anno in gara Nicola Bonati del Bikers Petrosino Pietro Zerbinati del Sport Even Cycling Lorenzo Rocca del Val di Dentro Bike e Marco Soprani della SD Gagabike. Nicola Bonati davanti che ha un buon margine di vantaggio su Pietro Zerbinati mentre la telecamera segue l'azione di Marco Soprani. SD Gagabike. Sempre davanti Nicola Bonati. Ricordiamo ai telespettatori che solo i primi due passano il turno. Siamo alle ultime fasi di gara, sempre al comando Nicola Bonati. In seconda posizione Pietro Zerbinati. Ed è proprio Nicola Bonati a passare il turno assieme a Pietro Zerbinati. Mentre si conclude qui la gara di Marco Soprani e Lorenzo Rocca. E parte anche la seconda semifinale, sempre esordienti del primo anno, con Gabriele Dede, ASD Gagabike, Marco Rota, Simone Donati, ASD Monticelli Bike e Gabriele Gatta. Velo Montirone. Vediamo com'è la situazione e davanti c'è Gabriele Dedè. Più staccato con il numero 6, Marco Rotta. Sembra che i giochi siano fatti, gli atleti sono distanziati uno dall'altro. Sempre al comando Gabriele Dedè. Eccolo transitare davanti alla nostra telecamera, pochi metri. E a passare è Gabriele Dedè del Gagabike assieme a Marco Rota del Bike Petosino. Niente da fare per Simone Donati e Gabriele Gatta. E siamo alla prima semifinale degli esordienti del secondo anno con Mario Campana, ciclisti Valgandino, Oscar Carminati MTB Parre, Elia Rial dell'MTB Gaga Bike e Lorenzo Caccia MTB Parre. Si è portato al comando con il numero uno Mario Campana, tallonato da Oscar Carminati. Bisogna dire veramente una grande organizzazione da parte del Italia Sport Team di Paolo Novaglio con oltre 200 atleti giunti da tutta la Lombardia ma anche da fuori regione. Ma andiamo a seguire le ultime fasi di questa semifinale dove c'è sempre davanti Mario Campana ed è proprio l'atleta del ciclisti Valgandino a passare in finale assieme a Oscar Carminati dell'MTB Parre. Seconda semifinale, sempre esordienti del secondo anno in gara. Stefano Melani, ASD Monticelli. Fabiano Bonzanini del team Manuel Bike, Massimo Savoldini velò Montirone e Michele Viganò del US Cassina. Si porta al comando Fabiano Bonzanini. In seconda posizione con il pettorale numero 2 Stefano Melani. Leggermente più indietro invece sono Massimo Savoldini e Michele Viganò. E attenzione perché adesso al comando c'è Stefano Melani, passa in seconda posizione Fabiano Bonzanini, mentre Massimo Savoldini è ora in terza posizione. I quattro proseguono in fila indiana. È difficile passare sempre al comando Stefano Melani a SD Monticelli Bike. Ed è proprio Stefano Melani a passare in finale, assieme al pettorale numero 11 appartenente a Fabiano Bonzanini. È ora la volta delle semifinali allievi del primo anno in gara Niklas Palweber-ShanChan Race. Niccolò Scorpiniti, polisportiva ghisalbese, Andrea Donati, ASD Monticelli e Jacopo Belotti. E il più veloce sin da subito è l'alto attesino in trasferta qui in Lombardia, Niclas Palweber, che ha un buon margine di vantaggio sugli inseguitori. Nicolò Scorpiniti in seconda posizione, ricuce il distacco. Ha quasi raggiunto l'Alto attesino. È lotta a due. Mentre sembra fuori dai giochi Andrea Donati. In terza posizione. Sempre al comando Niklas Palweber. Ultimi metri di gara. Ed è proprio Niklas Palweber a passare in finale assieme a Niccolò Scorpiniti. La regia ci fa vedere la partenza della seconda semifinale degli allievi del primo anno: in gara Matteo Carobbio, Nicola Bazzotti, Manuel Durso e Christian Morbis. E davanti a tutti c'è Matteo Carobbio dell'MTB Parre, tallonato da Nicola Bazzotti, bel gelato cycling. In terza posizione Manuel D'Urso, la bicicletteria e quarto posto per Christian Morbis. Attenzione perché ci prova Nicola Bazzotti, passa all'interno Manuel D'Urso. Ultimi metri di gara, sempre Matteo Carobbio davanti a tutti, e siamo proprio in addirittura d'arrivo ed è proprio Matteo Carobbio. MTB parre a passare in finale assieme a Nicola Bazzotti, l'atleta del Bel gelato Cycling. E andiamo con la prima semifinale degli allievi del secondo anno. Con Mattia Settin, Bettini Bike Team, Lorenzo Celano, UC Cremasca, Mattia Gardumi, ASD Monticelli Bike e Alessandro Andreoli. In testa si porta intanto il veneto Mattia Settin. Eccolo, l'atleta del Bettini Bike. Scende, poi risale. Ha un buon margine di vantaggio su Lorenzo Celano. Più indietro sono Mattia Gardumi e Alessandro Andreoli. Buona, buona gara per Mattia Settin. Che è da solo ora. Ha fatto veramente il vuoto dietro di sé. ultimi centinaia di metri di gara sempre Mattia Settin davanti ci avviciniamo al, all'arrivo ed è proprio Mattia Settin Bettini Bike team a passare in finale assieme a Lorenzo Celano dell'UC Cremasca e siamo alla seconda semifinale allievi del secondo anno partenza Subito attenzione, qualche problema per Stefano Navoni, probabilmente rottura della catena per lui è fuori dai giochi. Al comando c'è Riccardo Agazzi del team Alba Orobia. inseguito da Luca Norris, MTB Parre a debita a distanza, procede sempre da solo Riccardo Agazzi. Sempre al comando l'atleta del team Alba Orobia. Ha sicuramente un buon margine di vantaggio. Ultimi metri per lui ed è Riccardo Agazzi a passare in finale assieme a Luca Norris. E siamo alla prima finale esordienti primo anno partenza. Con Marco Rota del Bikers Petrosino, Pietro Zerbinati Sport Even Cycling, Gabriele Dedè ASD Gagabike e Nicola Bonati del Biker Petrosino. Al comando da subito: Nicola Bonati con dietro Gabriele Dedè. Seguiamo l'azione ancora di Nicola Bonati. Si scende, si risale. Un saliscendi che non lascia rifiatare. Le gare sono corte ma sicuramente sono molto impegnative. E da solo Nicola Bonati, bikers Petrosino. Attenzione perché si scivola in questa curva. Marco Rotta vai, vai, vai. procede bici a mano e scivola in ultima posizione mentre Nicola Bonati è sempre al comando. E siamo all'epilogo, il vincitore è proprio lui, Nicola Bonati. In seconda posizione chiude Gabriele Dedè, ASD Gagabike. Terzo posto per Pietro Zerbinati, sfortunato Marco Rotta che chiude in quarta posizione. la volta degli esordienti del secondo anno con Oscar Carminati, Stefano Melani, Mario Campana e Fabiano Bonzanini. Attenzione, qualche problema in discesa. Al comando si porta con il numero uno Mario Campana della Ciclisti Valgandino, seguito da Stefano Melani, ASD Monticelli Bike. Più indietro sono Oscar Carminati e Fabio Bonzanini. Con il numero 1 Mario Campana da solo al comando. Ha una decina di metri di vantaggio sul numero 2 Stefano Melani. affronta la curva con qualche rischio, nessun problema, si avvia verso l'arrivo ed è proprio Mario Campana del ciclisti Valgandino a vincere e a giudicarsi la maglia di campione regionale. In seconda posizione Stefano Melani della SD Monticelli Bike. Terzo posto per Oscar Carminati. Finale degli allievi del primo anno con attenzione Paul Weber che parte a tutta, supera subito tutti e si porta in prima posizione full gas per l'atleta del Xianshan Race. Attenzione caduta per Nicolò Scorpiniti. Qualche problema anche in discesa tra Matteo Carobbio e Nicola Bazzotti. E scivola ancora, Nicolò Scorpiniti perde sicuramente lucidità, siamo alla finale, sempre davanti Niklas Palweber, inseguito sempre da Matteo Carobbio e Nicola Bazzotti. Fuori dai giochi, Nicolò Scorpiniti in quarta posizione. Si sale, si scende. Ultime fatiche per Niklas Palweber. Addirittura d'arrivo ed è proprio l'atleta della scian Racer a vincere questa finale. Allievi del primo anno. Davanti a Matteo Carobbio e Nicola Bazzotti. E siamo all'ultima. Finale di giornata con Luca Norris MTB Parre Lorenzo Celano Uc Cremasca Riccardo Agazzi del team Alba Orobia e Mattia Settin del Bettini Bike Team che si porta da subito in prima posizione. Ma deve fare attenzione perché gli avversari sono lì. In seconda posizione Riccardo Agazzi. Aumentano i distacchi tra i concorrenti. Mattia Settin sempre al comando, con una ventina di metri di vantaggio su Riccardo Agazzi. Ultime, ultimi metri per Mattia Settin, che va a vincere davanti a Riccardo Agazzi. E in terza posizione. Lorenzo Celano. Grande successo per questo XC Eliminator, ora la parola a Paolo Novaglio. Sì, è stato un lavoro lungo, è un mese che stiamo lavorando su questo percorso per renderlo fruibile nell'amministrazione, fortunatamente il tempo ha retto, l'impianto credo che abbia retto benissimo, la gente si è divertita, i riscontri sono stati positivi, chiunque ci ha fatto i complimenti, quindi ritengo che sia stato un buon inizio per, questo, per questa novità in mezzo alla città di Brescia. Tra poco sarà impegnato tu e il tuo team anche in un altro grande evento, parliamo di Sunsport Week. Sì, Sunsport Week lo organizziamo in Calabria, quindi a mille km da qui, a Rocca Imperiale per la precisione. Saranno quattro giorni, il 2 di giugno la Gran Fondo che si ripete per il terzo anno, che comunque piace molto. Eh, siamo stati i primi a fare il circuito e l'anello da percorrere più volte, adesso lo stanno facendo al Mondiale, lo stanno facendo anche gli italiani e successivamente faremo la gara esordienti e lieve anche la Pro di Cross Country, giovanissimi, e per la prima volta faremo un randone su strada di 200 km con 3.700 m di dislivello. L'appuntamento per tutti prossimo è a Rocco Imperiale? Sì, Rocco Imperiale dal 2 al 6 giugno 2021. E ora la vestizione delle maglie di campioni regionali lombardi di XC Eliminator. E da Brescia è tutto, un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna la prossima settimana.